Buonasera a tutti quanti, grazie per essere con me questa sera in questo secondo webinar gratuito di tecniche della scuola dedicato alla creazione di siti e blog per contenuti didattici. Come sempre vi chiedo la cortesia di darmi percezione della qualità audio e video e poi dopo un paio di minuti partiamo con questo mio breve intervento. Perfetto. Nel mentre sistemo tutto. Ok, Maria Grazia e Elisa stanno arrivando tutti quanti, grazie. Ok, vi sto vedendo, benvenuti, siete tantissimi. Ottimo, perfetto. Quindi se mi sentite bene, qualche informazione poi magari fare domande, dove trovare i materiali. Allora, come sapete, abbasso, scusate un attimo, mi danno indicazioni dalla redazione. Abbassiamo un attimo la webcam. Perfetto. Ok. Perfetto. Ottimo. Benissimo. Allora, informazioni di servizio. Allora, probabilmente le domande saranno molte perché mi sono già giunte prima dell'inizio del webinar. Che cosa la modalità di comunicazione con me, ovviamente via mail, via redazione di tecnica della scuola, come sempre per chi ha già seguito i corsi con tecnica della scuola, una delle modalità è recarsi sul mio sito personale che ve lo mostro tra brevissimo e andiamo su, ecco qua, www.mafucci.it. Perfetto, e a questo punto dal sito potete accedere al pulsante domande ad un form online da cui poter inviare la richiesta, la domanda. Qui vi chiedo ovviamente l'indirizzo di posta elettronica, nome, cognome, livello, l'ordine di scuola in cui operate. Serve a me giusto per formulare meglio la risposta. Ovviamente i dati non sono conservati, ciò che conservo è semplicemente la vostra email e la vostra domanda. Quindi questa è una modalità per comunicare con me. Ovviamente potete farlo anche via email, direttamente la trovate qui sul mio sito. Portate solo pazienza, non riesco a essere tempestivo, veloce nella risposta, quindi mi ci vorrà un po' di tempo, soprattutto in questo periodo in cui le attività di lavoro sono online, sono intensissime. Perfetto. Allora, di cosa parleremo? L'esigenza di realizzare un sito o un blog didattico nasce da alcune richieste che effettivamente ci sono state la scorsa settimana da parte di alcuni dei miei amici, colleghi che operano soprattutto in scuola elementare e media. Tipicamente perché in una scuola superiore in genere si è già strutturati con una serie di applicativi, parlo di G Suite, parlo di magari sistemi come Moodle oppure altri sistemi che consentono una gestione online delle attività didattiche. Alcune scuole hanno dedicato alcune pagine dei loro siti istituzionali per offrire alle famiglie link da cui gli allievi possono prelevare il materiale di studio. Alcuni colleghi mi hanno chiesto la possibilità di realizzare dei siti specifici, cioè gestiti interamente da docenti non esperti di informatica in cui inserire giornalmente appunti, link a filmati online, quindi strutturare qualcosa di un pochino più diciamo complesso dal punto di vista del materiale che andiamo ad inserire, ma gestibile con un sistema semplice. Uno dei mezzi più semplici è questo, ovviamente, creare un sito da parte di ogni docente consente di una libertà maggiore dal punto di vista didattico perché non mi lega direttamente alla richiesta da inoltrare ad un eventuale amministratore di un sito scolastico. L'unica cosa che bisognerà fare è inserire un link diretto, quindi l'amministratore dovrà inserire un link su una pagina specifica del sito della scuola al sito del docente.
sito del docente che potrà essere gestito in autonomia appunto dall'insegnante. Perfetto, quindi uno dei mezzi, degli strumenti più semplici è quello che fa uso di Google Site, che è un applicativo interamente online, offerto gratuitamente da Google, che mi consente di realizzare siti con una certa dinamicità, che non hanno nessuna necessità di conoscenze di carattere informatico. Mi sposto un attimo. L'idea questa sera è quella di mostrarvi come realizzare un sito di questo genere. Vi mostro questa pagina. Ho immaginato di realizzare un corso per Scratch per i miei allievi e avevo necessità di strutturare questo sito. Ho immaginato ovviamente un'azione simulata e la grafica del sito è stata impostata in questo modo. Quello che voglio mostrarvi è come arrivare a strutturare un sito di questo genere. Nelle slide che vi lascerò ci saranno anche, ve lo mostrerò anche i contenuti grafici che mi sono serviti per realizzare questo sito, quindi potrete replicare interamente il sito e avrete anche un documento che vi guida passo passo all'inserimento di tutti i contenuti, quindi oltre alle slide anche le risorse. Le risorse sono linkate all'interno delle slide, quindi trovate tutto. Quindi l'idea è strutturare qualcosa di questo genere. È ovvio che il sito potrebbe essere il sito del docente dove vengono inseriti tutti i contenuti e magari una serie di news che vengono inoltrate ai nostri allievi mediante messaggi testuali che noi potremmo mettere sulla home page. Perfetto, spostiamoci un attimo di nuovo sulle presentazioni e a questo punto. Che cosa sono le Google Site? Allora, come vi dicevo, possiamo realizzare con semplicità e senza nessuna difficoltà tecnica siti che hanno un impatto grafico anche interessante, che si riadattano in funzione, riadattano la loro struttura grafica e anche di contenuto in funzione dello strumento che noi stiamo utilizzando. Cosa interessante è che ogni tipo di attività su Google Site avviene trascinando degli oggetti grafici, quindi l'inserimento di documenti, l'inserimento di video avviene trascinando dei blocchi funzionali che noi troviamo all'interno dell'interfaccia. La cosa interessante è che questo strumento mi permette di creare una vera collaborazione anche con altri colleghi, quindi potrei immaginare la realizzazione di un sito realizzato da più docenti che inseriscono all'interno di questo sito e collaborano insieme, magari ognuno per una sezione specifica, al popolamento del sito. La cosa interessante è che si ha una protezione del sito estremamente elevata perché è assicurata da Google, quindi non ci dobbiamo preoccupare di gestire la sicurezza sia di accesso alle pagine che ad eventuali malware che potrebbero essere inseriti all'interno delle pagine, quindi completamente sicuro. Accedere al servizio, possiamo farlo sostanzialmente in tre modi. Il modo più semplice è quello che utilizziamo sempre accedendo ai servizi di Google, facendo clic sul pulsante accedi e da questo dovremo inserire il nostro utente, che è la nostra Gmail, e dopodiché inseriremo la password. Nel caso in cui nella vostra scuola ci fosse una G Suite, ovviamente l'accesso è al dominio della scuola, quindi vedrete un'interfaccia simile dove al posto di @gmail.com ci sarà l'indirizzo della vostra scuola. Cosa succede se l'applicativo Google Site non compare all'interno del menu principale? Beh, sarà sufficiente andare spostarsi verso il basso all'interno di questo menu e nel caso in cui non fosse presente neanche nel sottomenu, un clic su altri servizi Google vi porta su una pagina specifica di Google dove al fondo trovate l'elenco di tutti i servizi. L'icona di site è la seguente, quindi un clic e entrerete poi nel servizio. La seconda modalità, più semplice, è scrivendo
nel campo dell'URL del browser qui, sites.google.com. E a questo punto sarete rindirizzati all'interno sempre dell'home page di Google Site. Terzo modo è utilizzando Google Drive e quindi all'interno del menu principale potete creare, oltre ai soliti documenti, fogli di calcolo e presentazioni, anche un sito. Quindi un sito viene identificato come un file che viene memorizzato, cioè è un file che viene memorizzato, è un tipo di file memorizzato all'interno di Google Drive. Perfetto. Cosa accade nel momento in cui noi abbiamo per la prima volta Google Site? Apparirà una sequenza di quattro schermate che vi indicano sommariamente come potrete utilizzare questo applicativo. Andiamo a conoscere l'interfaccia e per conoscere l'interfaccia adesso mi sposto su una pagina web e creeremo insieme il sito. Allora, mi sposto su un altro browser e a questo punto il browser sarà questo. All'interno del browser trovo posto già le risorse che utilizzerò per la creazione del sito, quindi le immagini che andrò ad inserire, più una serie di documenti che vi lascerò per implementare il tutto. Creare un nuovo sito, creiamolo direttamente da dentro, partendo da Drive, quindi farò un clic su Nuovo, Altro e Google Site. A questo punto verrò rindirizzato sulla home page di Google Site. Perfetto. Un po' di latenza, eccoci qua. Per farvi vedere, poiché io ho fatto l'accesso direttamente, ho creato un nuovo sito facendo questo tipo di selezione, la prima pagina che viene visualizzata è la prima pagina del sito che sto creando. Nel caso in cui io abbia necessità di vedere la lista di tutti i siti che sto creando, cioè l'home page di site, sarà sufficiente fare clic sull'icona in alto a sinistra e qui vedrò quella che è la vera home page, l'home page dove vedrò la lista di tutti i siti che ho creato. Quanti siti posso creare? Quanti ne voglio? Infiniti. È sostanzialmente una questione di spazio, poiché lo spazio è praticamente non ha limiti, soprattutto per una G Suite. Poi si possono impostare dei limiti di spazio ad utente, però sostanzialmente si concedono spazi da un giga di spazio per utente all'interno di una G Suite. Per creare il nuovo sito, un clic sul più. Perfetto. Bene, andiamo a conoscere un attimo l'interfaccia. Allora, sulla sinistra abbiamo il nostro foglio di lavoro, come se fosse un documento di Word sostanzialmente, dove andremo ad inserire una serie di elementi. Sulla destra abbiamo i nostri elementi che andremo a spostare all'interno della pagina. Quindi abbiamo blocchi di testo, blocchi immagini, incorporare codice che proviene da altri siti, inserire documenti di Drive. Formattare l'aspetto grafico secondo dei layout preconfezionati, inserimento di un carosello di immagini, quindi una serie di immagini che possono essere viste andando avanti e indietro con delle frecce, pulsante, divisione di spazi, inserimento di filmati YouTube, insomma, sostanzialmente tutti gli elementi che possiamo creare partendo dal nostro Drive. Per gestire le pagine abbiamo un menu specifico che è questo, da cui noi andremo a creare nuove pagine vuote che andranno poi a il cui nome andrà a popolare il menu che apparirà qui in alto a destra o a sinistra. Per
I temi non sono altro che temi grafici, quindi stili grafici che possiamo applicare all'intero sito. Il menu principale superiore mi consente di annullare l'ultima operazione, ripeterla, effettuare un'anteprima del sito che sto creando, oppure impostare, copiare il link pubblico del sito se il sito è stato pubblicato, aggiungere e condividere persone all'editing di questo sito e poi una serie di impostazioni che andremo a vedere. Iniziamo con definire la struttura della prima pagina. Allora, l'obiettivo è quello di creare un sito dove raccogliere risorse per realizzare un corso di Scratch 3 online per i miei allievi. Quindi, un clic nel titolo, corso Scratch 3, e a questo punto posso decidere di ampliare la zona di editing, quindi il campo di inserimento, trascinando il blocco di testo. Posso ovviamente cambiare la dimensione, quindi ho un testo normale, un'intestazione o un titolo, quindi posso dare degli stili al testo che vado ad inserire. Quindi bold, italico e elementi per centrare. A questo punto posso applicare uno sfondo e cambiare la struttura del top del mio sito, quindi ciò che è sfondo al titolo del sito. Questo lo posso fare agendo sul pulsante Cambia immagine. Posso caricarlo, l'immagine di sfondo, posso caricarla direttamente dal mio computer, oppure posso selezionare un'immagine tra quelle disponibili. Quindi l'immagine potrebbe essere, per esempio, un'immagine potrebbe essere questa. Seleziono e questa andrà a comporre lo sfondo dell'intestazione del mio sito. Come vedete, regolazione per migliorare la leggibilità del sito. Notate queste stelle, cioè cosa succede? Google, in maniera del tutto automatica, non fa altro che modificare il contrasto testo-sfondo, quindi accentua, migliora la lettura del testo. Nel caso in cui io volessi invece aggiungere una mia immagine, dovrò andarla a caricare, scusate, dovrò andarla a selezionare dal mio Google Drive, e il mio Google Drive mi dice, nel mio Google Drive ho una cartella che ho già impostato, e nella home page andrò a prendere lo sfondo, che è questo. Selezionerò lo sfondo e andrò a inserirlo lì. Notate, il testo è bianco. Adesso Google dovrebbe gentilmente modificarmi il testo in modo tale da renderlo leggibile. È diventato nero. A questo punto, che cosa dobbiamo fare? Inserire un nome al nostro sito. Il nostro sito avrà come nome Coding con Scratch 3. Perfetto. Al sito noi possiamo associare anche un logo. Un clic su Aggiungi logo mi permette di caricare il logo o selezionarlo. Allora, per caricare il logo posso fare un clic su Carica, si aprirà a questo punto una finestra del nostro sistema operativo da cui puoi selezionare l'immagine sul nostro hard disk. Oppure, facendo clic su Seleziona, si aprirà anche questa volta il nostro pannello per ricercare all'interno tramite URL, inserendo l'URL qui, oppure effettuando una ricerca all'interno di Google Immagini, all'interno della nostra cartella foto, oppure all'interno del nostro Drive. All'interno io ho già predisposto le immagini e a questo punto in home page, scusate, immagini, logo, che è questo, lo seleziono e clicco su inserisci. E a questo punto verrà caricato, potrò decidere sfondo, un testo alternativo nel momento in cui io mi sposto sul sito, e quindi il testo alternativo è sito di tecnica della scuola.
Perfetto. E a questo punto carico. Oh, scusate. E a questo punto, una volta fatto questo, chiudo la finestra. Cosa sarà successo? Sarà stato inserito qui in alto a sinistra il logo. A questo punto iniziamo a popolare il nostro sito. Il nostro sito lo voglio popolare inserendo un video che compare qui sulla sinistra e del testo. Per far ciò posso inserire un elemento di YouTube. Scusate, vado a prendere il video. Che adesso voi non state vedendo e io farò in questo modo. Allora, inserirò dove YouTube video, questo lo andrò a cercare su YouTube col motore di ricerca, poiché conosco già il link, lo cerco il video che vorrò inserire è proprio questo. Posso ovviamente fare un preview. Selezionato, mi verrà inserito esattamente nella posizione che avrò deciso. Nel caso in cui io avessi necessità di allocarlo in un'altra posizione, sarà sufficiente trascinarlo. Notate che nel momento in cui io seleziono un elemento, e questo accadrà per qualsiasi elemento che andrò a inserire in una pagina di Google Site, sia esso un filmato, un documento, una presentazione, comparirà questa griglia, che è una griglia di allineamento. Quindi mi fa percepire il fatto di dove andrà ad essere sostanzialmente incollato il mio oggetto. Qui sulla destra desidero inserire testo e immagini. Un secondo che mi procuro il testo, così faccio prima. E il testo che vorrò inserire sarà banalmente questo, che avrà un'intestazione fatta in questo modo, dove ho già selezionato io il colore e che desidero però spostare in questa posizione. Modifico le dimensioni, posso modificare le dimensioni in questo modo e al di sotto di questo posso inserire un testo. Testo che ritroverete anche nel documento che vi lascerò. Perfetto, e quindi per avere un preview della mia pagina web potrò fare un clic su Anteprima e questo mi mostrerà come verrà visualizzato la prima pagina del sito. Come verrà visualizzato su un computer, sul monitor di un computer, su un tablet o su uno smartphone. Torniamo alla composizione facendo clic sulla X e iniziamo ad inserire altri elementi. Ad esempio, possiamo inserire un ulteriore testo. Perfetto. E qui sulla sinistra andiamo ad inserire un ulteriore video. Per inserire un video abbiamo il pulsante specifico che mi consente di selezionare. Perdonate, vado solo a selezionarmi il link esatto che ho in un documento. Perfetto. Nel caso in cui abbiate bisogno di fare delle domande, ponetemele pure direttamente online e così ho modo di rispondervi o collezionare le immagini per rispondervi poi successivamente via mail. Bene, a questo punto, eccolo qui, l'altro link. Ok, perdonatemi, blocco 1, blocco 2. Va bene, cerchiamo un video qualsiasi. Perfetto, a questo punto.
E per spostare questo video in questa posizione sarà sufficiente trascinarlo in questa posizione. Quindi, se facciamo nuovamente anteprima, rivedremo il nostro sito così come si potrebbe vederlo un utente che si collega a questa pagina. Torniamo indietro e a questo punto andiamo ad inserire un piedipagina può essere costituito da un elemento, ad esempio, fatto in, ad esempio, così, in cui andremo a mettere due immagini. Le immagini che andrò a inserire saranno, le andrò a caricare dal mio Drive. Qui sulla destra comparirà le cartelle del mio Drive e andrò a selezionare l'immagine che vorrò inserire in quella posizione. Un'immagine sarà ad esempio questa, inserisci, e un'altra sarà questa, per esempio. Se lo desidero, a modificare la dimensione di questo blocco. Scusate, una latenza. Ok, perfetto. Uno, due. Le linee sono molto lente oggi. Ok, sto cercando di ridimensionare l'immagine, ma poiché c'è una latenza dovuta alla velocità, allora la velocità di connessione, allora ho qualche problema. A questo punto, qua dentro andrò ad inserire il mio testo. Potrò personalizzare e centrare il testo utilizzando questo mini editor e così potrò fare anche per l'altro blocco, questo. A questo punto inserirò anche per questo blocco un testo e potrei aggiungere uno sfondo a tutto questo blocco. Lo sfondo potrebbe essere ad esempio questo, che va a colorare l'intera parte sottostante. E quindi ciò che andrò a vedere sarà a questo punto un sito fatto in questo modo. Perfetto, una X qui per tornare alla pagina di composizione. A questo punto aggiungerò come piedipagina un blocco testo in cui andrò ad inserire due testi, uno che fa riferimento al mio sito e uno che fa riferimento al sito tecnica della scuola. Okay? Li ho centrati e posso ovviamente modificarne sfondo ed altri elementi. Un clic su anteprima e andrò a vedere e avrò il preview anche dell'intera pagina. Perfetto, a questo punto andiamo a comporre la pagina risorse. Come si crea una nuova pagina? Allora, per creare una nuova pagina è sufficiente fare clic su pagine e a questo punto generare una nuova pagina o un nuovo link. Vedremo che nel menu di navigazione possiamo anche inserire dei link che fanno riferimento o a pagine interne del sito o a pagine di un altro sito. Un clic su nuova pagina, qui inseriamo la voce risorse. Premiamo invio e automaticamente viene generata una pagina risorse che ha
E notate bene, viene aggiunta anche qui in alto. Abbiamo questa che è la pagina Home e questa che è la pagina Risorse. È stato preso per default come sfondo lo sfondo che avevo applicato alla home page. Visto che abbiamo necessità ancora di altre pagine, andiamo a creare la pagina slide del corso. Invio e poi andiamo a creare anche altre due pagine, dove siamo e calendario. Dove siamo e calendario. Però voglio inserire queste due pagine all'interno di un altro menu, fatto in questo modo. All'interno di altro voglio che dove siamo il calendario facciano parte del menu altro, quello che ho creato qua. A questo punto sarà sufficiente trascinare all'interno di altro e sia la pagina calendario che la pagina dove siamo. Questo mi crea delle pagine di secondo livello che vivono all'interno della pagina principale altro e quindi ciò mi consentirà di avere questo tipo di menu, quindi dove siamo e calendario. E quindi se andiamo in visualizzazione possiamo avere, abbiamo risorse, slide del corso, altro calendario e dove siamo. Bene, torniamo in editing e a questo punto andiamo a modificare lo stile grafico e i contenuti di tutte le pagine. Selezioniamo risorse e andiamo ad inserire ciò che ho inserito all'interno della pagina risorse che sarà. Allora, per ovviamente disegnarla devo andare nel menu immetti e a questo punto, poiché il format che mi piace, il layout che mi piace è questo, un clic e andrò a popolare direttamente, andrò a impostare direttamente qua dentro il format grafico. Sulla destra inserirò questo testo e sulla sinistra questo testo. Qui inserirò invece un elemento, un elemento video, un clic sul più e potrete selezionare la tipologia di file da inserire. Io voglio inserire un filmato YouTube e il filmato di YouTube che voglio inserire, allora, sarà il seguente, quello che vi farò vedere tra poco se riesco ad aprirmi. Il documento campione. Allora, eccolo qui. Perfetto. Questo filmato qui che andrà ad essere inserito qui dentro. Perfetto. A questo punto voglio strutturare la seconda parte della pagina con voglio darci una struttura grafica di questo genere e quindi qui inserire l'immagine che andrò a trovare dentro risorse e sarà questa. Qui andrò ad inserire l'immagine che mi servirà per linkare le schede di lavoro per Scratch e qui andrò a inserire il link e l'immagine che identifica, scusate, il mio drive, che identifica le idee sviluppate dagli altri. Andrò ad inserire il titolo, qui avremo tutorial, qui avremo schede. Qui le idee. Il testo associato sarà il seguente. Questo.
testo. Ovviamente per inserire e personalizzare il testo agite sempre su questo menu e in questo caso il link su qualsiasi parola può essere aggiunto facendo clic inserisci link e da qui potete selezionare o un link esterno o una delle pagine interne del sito. Bene, vado a riempire anche le altre sezioni. E anche per la sezione tutorial, fare da. Quindi il preview del sito sarà il seguente. Questa sarà l'impostazione del sito. Torniamo all'editing e aggiungiamo altre due sezioni. Sezione fatta in questo modo, questa, vi andrò a inserire un'ulteriore immagine dal mio drive. E l'immagine che andrò a inserire è questa e un'altra immagine sempre dal mio drive dove ci sono questi studenti che sono intenti alla programmazione. Per quanto riguarda le immagini, io posso effettuare delle piccole modifiche di ritaglio o di mascheramento in questo senso. Nel caso in cui io avessi la necessità di ridimensionare la mia immagine, posso agire direttamente sulle ancore di ridimensionamento, cioè questi puntini, scusate, problema di. Caricamento della pagina. Giovanni che mi chiede, il sito creato si adatta automaticamente alla visione di uno smartphone o un iPad? Sì, assolutamente. Quindi si dice che è responsive, cioè si adatta alla tipologia di dispositivo. La cosa è estremamente interessante perché, come tu potrai poi notare, il sito diventa, assomiglia molto a un'applicazione, poi se lo consulti dal tuo smartphone. A me molto spesso piace dire ai miei allievi di memorizzare il link dell'home page del sito, perché facendo un clic all'interno della home del cellulare posso aprire automaticamente il sito e graficamente sostanzialmente si presenta quasi come un'applicazione. E la cosa mi piace perché io popolo da casa con nuovi documenti e loro vedono questa applicazione, che poi in realtà è un sito, che si riempie di volta in volta. Perfetto. Ecco, eravamo qui. Vi stavo dicendo, posso mascherare l'immagine facendo un clic sull'immagine e posso spostare l'immagine senza doverla ritagliare. In questo modo seleziono di un'immagine più grande una porzione specifica. È estremamente interessante. Posso in questo modo. Facendo clic sulla spunta, accettare la modifica oppure posso decidere di effettuare uno zoom dell'immagine, come se mettessi un cartone sulla mia finestra e da questa ritagliassi un pezzettino. Quindi spostando il cartone posso vedere elementi diversi fuori dalla mia finestra. Ecco, questa è la maschera sostanzialmente. Quindi non avete bisogno di grandi elaborazioni, ma sostanzialmente potete modificare l'immagine o in dimensione o applicando una maschera di selezione. Quindi in questo caso, per esempio, facendo così e accettando, l'immagine mi diventa questa. Un doppio clic nuovamente e ridimensionando, riporto l'immagine alla dimensione precedente. Quindi doppio clic e modifico. In questo caso posso però effettuare un ritaglio vero e proprio dell'immagine, posso annullare il ritaglio, cioè il mascheramento, o posso inserire un link all'immagine. Quindi l'immagine diventa elemento cliccabile che mi rimanda in una pagina interna del sito oppure a un link esterno. Inseriamo i testi che avevo predisposto per queste due sezioni e quindi a questo punto questo. E questo. Notate è comparso questo menu di composizione, che mi consente di
inserire immediatamente un'immagine o un altro elemento all'interno del mio blocco di testo. Perfetto, inserisco anche in questo caso il testo. Vediamo intanto se ci sono altre domande. Ok, perfetto. E a questo punto vado ad inserire gli altri elementi mancanti. Li copio direttamente dal mio format. Quello che andrò a inserire è un blocco di testo. E qui il blocco di testo sarà il seguente. La cosa che vi volevo far notare una cosa: i blocchi che io vado ad inserire, vedete, in questo caso ho inserito questo blocco di testo che voglio cancellare. Per cancellarlo direttamente posso fare un clic su Elimina sezione. Nel caso in cui io abbia la necessità di duplicare questa sezione, è sufficiente fare clic su Duplica sezione. Ma se ho necessità di spostare un intero blocco, basta posizionarsi su questi puntini, il mio cursore si modificherà in quattro frecce e che mi consentirà poi di trascinare l'intero blocco. Quindi notate bene, quando lo sposto, posso andare anche verso l'alto, compare questa linea blu più scura, più spessa, che mi mostra dove andrà ad essere incollato il mio oggetto. Quindi per spostarlo verso il basso lo trascino. Perfetto. A questo punto aggiungiamo altri blocchi. Primo blocco, sempre testuale. Secondo blocco. Terzo blocco. Di essere rapidissimo, perché adesso vi voglio mostrare come cambiare lo sfondo ad ogni blocco. Poi a questo punto andrò ad inserire uno sfondo. Lo sfondo lo posso inserire selezionandolo. Ok, tra quelli disponibili, ad esempio questo, oppure selezionando un'immagine di sfondo. Posso caricarla dal mio computer o selezionarla tra le immagini disponibili all'interno del mio Drive, quindi navigando all'interno del mio Drive in questo modo. Quindi facendo clic su Immagini, seleziona Immagine e a questo punto Google Drive, le mie risorse, immagini e poiché questo fa parte della sezione risorse, qui ho messo le mie immagini e la prima immagine che utilizzerò di sfondo sarà la seguente, la seleziono e questa verrà messa come sfondo. Notate che qui c'è un adattamento del testo, o del contrasto, scusate, rispetto alle immagini inserite e quindi lo sfondo è stato reso più scuro rispetto a in modo tale che la leggibilità fosse migliore. Agisco allo stesso modo per le altre sezioni, quindi seleziono l'immagine, vado in Google Drive e seleziono come sfondo, scusate, risorse, selezionerò per esempio l'arancione, che andrà ad essere inserito come sfondo. Anche qui verrà effettuato un adattamento e procedo allo stesso modo per gli altri elementi. Gli altri blocchi. Perfetto, immagini, risorse, selezionerò il blu e poi qui andrò a selezionare il colore per gli altri elementi. Ovviamente posso annullare, è quell'operazione automatica che fa Google, adesso vi mostro come fare. Basterà far clic su quelle stelline che compaiono sulla destra. Qui andrò a selezionare per esempio per esempio questo e qui andrò a selezionare, qui ho selezionato due colori uguali, adesso li andiamo a modificare, utilizzerò questo elemento e qui, poiché è identico a quello di sopra, lo andrò a cambiare.
e andrò a prendere come elemento, ad esempio, questo qui. Vediamo un po' questo viola qui. Ora, per annullare l'adattamento sarà sufficiente fare un clic su queste stelline e automaticamente l'adattamento e il miglioramento del contrasto, testo, sfondo, sarà annullato. Questo lo posso fare anche per l'immagine di testazione. Un clic, nuovamente un clic su queste stelline e riviene applicato e viene nuovamente applicato l'adattamento. Sfondo testo. A questo punto vado a vedere come apparirà a un utente il sito e il sito avrà una forma di questo genere. Perfetto. Andiamo a popolare le altre pagine e a questo punto un clic su X, seleziono le slide del corso e all'interno delle slide del corso andrò a mettere le slide che ho utilizzato le slide che mi serviranno per fare le mie lezioni. Banalmente potrebbero essere lezioni che poi farò vedere attraverso Google Meet, per esempio, una videoconferenza con i miei allievi. La struttura che voglio mantenere, che voglio adottare, è una struttura a quadrato e quindi incorporerò dal mio Drive una presentazione, quindi la posso o selezionare di qua oppure posso agire in questo modo. Vado qua sotto e faccio un clic su presentazioni. Questo è il vantaggio che mi mostra immediatamente solamente la lista delle presentazioni che ho realizzato con Google Presentazioni. In questo caso invece entravo all'interno del mio Drive e dovevo navigare all'interno per ricercare le mie slide. Sono modalità diverse per accedere al documento. Seleziono questo, questo e questo. Posso fare una multiselezione, mi viene elencato qua, elementi selezionati 4, faccio clic su inserisci e questi verranno inseriti automaticamente all'interno della pagina. Vengono inseriti uno sotto l'altro, poiché voglio affiancare questi elementi uno di fianco all'altro, li prendo e li trascino. A questo punto agisco allo stesso modo per gli altri. Andiamo adesso a popolare invece le pagine dove siamo e calendario. Per dove siamo sarà sufficiente fare clic sulla pagina e andremo ad inserire qui una mappa di Google. La mappa di Google la troviamo tra gli strumenti qui sulla destra, mappa. Un clic mi permetterà di selezionare da questa mappa l'indirizzo che vorrò andare a selezionare è quello della sede principale di tecnica della scuola che è in via Tripolitania, scusate, 12 Catania. E quindi mi verrà dato immediatamente con questo elemento l'indicazione esatta di dove si trova la redazione. Ok, perfetto. E a questo punto per ridimensionare la mappa e avere uno spazio maggiore, basterà trascinare da un'ancora che compare, così come compariva per le immagini, intorno alla finestra, questo elemento blu, questo cerchietto blu. Al di sotto vado a mettere due elementi di testo fatti in questo modo, per esempio. Possono essere questo e questo, dove però in questo caso, per esempio, non voglio, no, facciamo in questo modo. Costruiamoli così vi mostro come questo elemento, così vi mostro come si sposta il testo. E poi un ulteriore elemento di testo fatto in questo modo. Voglio affiancare contatti, formazione, l'indirizzo della
che fa riferimento alla redazione di tecnica della scuola, quindi sarà sufficiente prendere questo elemento, notate, lo prendo dal bordo, dalla cornice e lo trascino. Dopodiché lo ridimensiono secondo necessità, okay? Per avere l'anteprima. Ci sono domande? Vediamo un po'. Scusi, professore, mi sono perso un passaggio. Come si collegano i ragazzi al mio sito? Beh, innanzitutto bisogna far conoscere l'indirizzo ai ragazzi. La maniera migliore per far conoscere l'indirizzo ai ragazzi è avere un link sul sito istituzionale che rimanda al link del sito, che ti farò vedere tra breve dove ottenere il link del sito. Oppure bisogna spedire via mail ai ragazzi il sito di riferimento, cioè il sito scusate, che ho creato. Clic sulla X, aggiungo ancora un altro elemento, il calendario, e per aggiungere un calendario sarà, ecco, tra questi vado a eliminare questo elemento qui che non mi serve, seleziono il calendario e a questo punto il calendario lo trovo qui tra gli elementi disponibili. E ciò che andrò a inserire sarà, ad esempio, il calendario. Prendo questo, lo inserisco. Sarà il mio calendario personale con le mie lezioni, gli appuntamenti per le videoconferenze, scadenze, compiti e quant'altro. Posso preimpostare una visualizzazione, agenda settimanale o mese, impostazioni. Mostra titolo, mostra data, quindi potrei non mostrare il titolo o mostrarlo, mostrare la data, pulsanti di navigazione, mostrare il fuso orario, insomma posso personalizzare la modalità di visualizzazione, ad esempio visualizzazione settimanale e avrò una modalità di questo genere. E a questo punto, facendo clic su anteprima, potremo verificare come si presenta il nostro sito, e qui qua dentro avere scadenza di compiti oppure eventi particolari, videoconferenza, lezioni online. Bene, fatto ciò, che cosa possiamo fare ancora? Bene, supponiamo che si desideri inserire un link al sito istituzionale della scuola, perché vogliamo darla come informazione, quindi potrei dire nuovo link, e il nuovo link sarà sito scuola. Scusate, nel nome sito scuola e nel link l'indirizzo del sito, per esempio www. Vabbè, metto il mio sito personale. A questo punto cosa succede? Che all'interno del menu altro ci sarà anche un link esterno. Anteprima. Clic su altro sito della scuola, che ovviamente aprirà una pagina, la pagina del mio sito personale. Perfetto, torniamo alla navigazione e ovviamente io posso fare tutte le personalizzazioni che voglio e aggiungere anche altri elementi. Quindi supponiamo per esempio che io abbia la necessità di aggiungere. Per esempio, potrei aggiungere dei pulsanti al sito, quindi sito tecnica della scuola, www.tecnica della scuola.it. Verrà aggiunto un pulsante che fa riferimento al sito tecnica della scuola. Quindi potrei aggiungere un mio sottomenu di navigazione costituito da pulsanti che mi attivano in questo caso il sito tecnica della scuola. O potrebbero fare riferimento a link interni del sito stesso, oppure link che fanno riferimento a documenti online. Perfetto, vediamo. Perfetto, sto guardando le domande, perdonatemi. Bene, qualcuno mi chiede, ma come fanno i ragazzi a restituire le consegne? Beh, in realtà quello che io ti sto facendo vedere è semplicemente un contenitore dove io metto i materiali di studio. Per restituire le consegne, per poter creare una dinamicità
in cui tu assegni il compito e loro ti restituiscono l'elaborato, tu valuti e dai a loro l'esito, devi usare altri strumenti. Ne esistono sostanzialmente due interessanti di Google che ti permettono di fare questo. Uno è Google Classroom, che non posso farti vedere in questo momento, perché mi richiede un'ulteriore lezione, e un altro è Google Form, che sarà probabilmente uno degli argomenti che tratteremo più avanti, che mi consentirà di valutare online utilizzando un applicativo appunto che si chiama Google Form per creare dei questionari online. Comunque di tutto ciò poi ti darò risposta nel prossimo webinar che organizzeremo con la tecnica della scuola. Mi manca ancora un'ultima cosa, come vado online e come rendo pubblico il sito. Allora, a questo punto io ho la necessità di dire ai miei allievi di guardare questo sito e di dare il link a loro. Come posso fare? Allora, scusate, posso fare clic su pubblica e il pubblica mi fa comparire questo pannello. L'indirizzo del sito avrà una struttura del genere. Avrà un indirizzo principale, site.google.com/view, più un nome che metterò io qui, quindi coding con. Ora, se questo indirizzo è disponibile, vedrò qui una spunta blu. Nel caso in cui questo indirizzo non posso inserirlo perché è già preso da qualcun altro, vedrò un'icona rossa qui. Quindi, che cosa succederà? Che se voi date ai vostri allievi questo indirizzo, nel momento in cui faccio pubblica, questo sito potrà essere visto anche da loro. Esiste un'ulteriore funzionalità che è quella di richiedere ai motori di ricerca pubblici di non mostrare il mio sito, ovvero posso fare in modo tale che il sito che viene pubblicato online non venga indicizzato dai motori di ricerca. Può essere una necessità perché magari all'interno ci sono cose che non volete sostanzialmente vengano cercate da altre persone. Nel momento in cui faccio clic su pubblica, il sito sarà immediatamente online. A quale indirizzo? Allora, posso visualizzare il sito facendo clic su Visualizza sito pubblico, oppure posso annullare la pubblicazione. Andiamo a vedere il sito online. Il sito online avrà l'indirizzo. Avrà questo indirizzo qui. Site Google.com view. Coding con Scratch 3. Quindi quello che vi dicevo io prima, questo sarà l'indirizzo, ad esempio, che può essere inserito all'interno della pagina del sito della scuola, che l'amministratore del sito potrà inserire all'interno del sito della scuola, cui fa riferimento, che fa riferimento alle pagine che ho creato io e che gestisco io in autonomia da dei miei allievi. Se ovviamente voi adesso digitate questo indirizzo internet, vedrete immediatamente questo sito. Nel momento in cui io torno alla modalità modifica, qui sotto in basso compare questa iconcina con una matita. Per poter togliere dalla visione online tutte le persone, visualizza sito pubblico, annulla la pubblicazione. E a questo punto il sito non potrà essere più visto da nessun'altra persona. Quindi posso andare online o oscurare il sito immediatamente. Esistono altre impostazioni qui da questa iconcina che trovate qui. Abbiamo modalità di navigazione in alto oppure laterale. La navigazione laterale mi consente di visualizzare il menu sulla sinistra e quindi se andiamo online vedrete il menu che compare con una barra laterale in questo modo. Torniamo all'editing, altre tipologie di impostazione, colore di sfondo. Bianco, nero, trasparente, quindi posso decidere il colore di sfondo del titolo. Ok.
o ancora posso cambiare altre impostazioni, quindi l'immagine del il logo, la favicon, cioè la piccola immaginina che compare di fianco all'URL del sito ed altri elementi grafici. Bene, come dice qualcuno, ci vorrebbero altri due corsi per capire come gestire appieno i contenuti didattici. Tieni conto che abbiamo iniziato con la scorsa settimana, vi ho mostrato alcuni strumenti, come utilizzare Google Meet. Oggi abbiamo visto Google Site. Nelle prossime lezioni vedremo altri due applicativi che ti consentono di aggiungere dinamicità alla conversazione didattica online. Bene, vi ringrazio, per questa sera è tutto, ritroverete sicuramente la registrazione di questo breve webinar online sulla pagina di tecnica della scuola e ovviamente troverete anche le slide. All'interno delle slide vi voglio solo ancora mostrare questo in modo tale che possiate un secondo capire dove ritroverete il tutto. Qui dentro, ad un certo punto, qui ovviamente ripeto la costruzione di tutto il sito, questi pulsanti che vedete qua sono linkabili, vi rimandano ad una cartella condivisa dove trovate tutte le risorse. Quindi potrete ricopiare passo passo tutte le cose che io velocemente vi ho esposto e quindi ricreare per intero il sito. Per questa sera è tutto, grazie e arrivederci.